Buongiorno a tutti, innanzitutto saluti alla comunità di Procida, al sindaco di D'Ambrosino, all'assessore, a tutta l'amministrazione e al popolo procidano. Questa mattina è al netto della meraviglia dello stemma, e ringrazio ovviamente Franco per il buon cuore, le mani che ha messo a disposizione per forgiare non solo uno stemma, ma una grande giornata di fratellanza e di comunità, e ne abbiamo fortemente bisogno in questi tempi di divisioni, di guerre, momenti bellici di scontro. Oggi ci sono due comunità che sono da sempre sorelle, cugine, che insieme sono presenti in una piazza per celebrare cosa? Il coraggio di un'isola, la più piccola dei Campi Flegrei, che ha deciso di sfidare un obiettivo che non è soltanto nazionale, ma internazionale, perché essere capitale della cultura in un qualsiasi stato del mondo, se la capitale è la cultura di quello stato. Esserlo in Italia significa essere la capitale della cultura del mondo. Allora, come spesso ho detto al caro sindaco, per quest'anno e per i futuri, Baculi si proclamerà in provincia di Procida. Per il coraggio che avete investito, per le difficoltà che avete trovato in un comune in predissesto, riuscire ad andare oltre l'ordinario è qualcosa di fortemente coraggioso che ci stimola e stimola tutti quanti noi a fare di più, alle amministrazioni, ai cittadini, ai tanti baculesi qui presenti. Procida ci racconta che nonostante le difficoltà si possono fare cose straordinarie. E quando eravamo collegati tutti in diretta, voi eravate in qualche sala, quel sindaco che cadeva dalla sedia, veniva proclamata Procida capitale della cultura dal ministro Franceschini, è come se ci fosse stata la volontà da parte di Roma, che da queste parti c'è stata e c'è stata in modo degno, di voler tornare nei Campi Flegrei e dire a darci un'altra chance. La chance che punta alla cultura e alla valorizzazione del turismo, un turismo che, come racconta Procida, è un turismo sostenibile, che tiene attenzione al territorio, alla comunità, al popolo, all'architettura, all'urbanistica, saluto la dottoressa Bovier, a tutto ciò che caratterizza una terra che non deve omologarsi alle altre, che è stata scelta perché è unica, e noi siamo a raccogliere questo testimone, questa speranza che non è rara, è unica, per raccontare l'anno zero da cui dobbiamo partire. Il 2022 è l'anno di Procida Capitale, ma il 2023 e il 2024 vanno seguire iniziative, eventi, sinergie per fare dei Campi Flegrei realmente una delle capitali delle culture d'Italia e quindi del mondo. Qui siamo presenti in tanti anche esponenti dell'amministrazione locale. C'è il Presidente del Consiglio, il Capogruppo, il Consigliere Alessandro Parisi, il Segretario Generale, l'Assessore. Ieri, poche ore fa, ieri sera abbiamo tenuto un Consiglio Comunale in cui abbiamo ufficializzato la presenza della prima sede universitaria dell'Università Federico II a Bacoli presso un sito confiscato alla Camurra. Lo facciamo perché ci crediamo, ma lo facciamo nella scia di questo indirizzo che voi ci avete dato, di questo orizzonte che dobbiamo calcare insieme, che è quello di puntare sulla cultura, perché non esiste rivoluzione urbanistica, politica, amministrativa se non c'è alla base una vera rivoluzione culturale. Allora, la cultura delle nostre meravigliose terre, il paesaggio, l'archeologia, l'architettura sono fondamentali, ma è ancora più importante ricordare, in tempi in cui la benzina aumenta sempre di più, che la principale benzina, il principale motore dei nostri territori sono i popoli che lo vivono. E allora oggi celebriamo la fratellanza che è da secoli e che continuerà tra i bacolesi e i procidani, che sono figli di una stessa terra, le stesse caratteristiche proprie dello stemma che ha fatto Franco. Siamo figli di una terra focosa, siamo figli di una terra bollente, siamo figli dei Campi Flegrei. Bacoli e Procida oggi celebrano un giorno importante che deve essere ricordato sempre, ovvero sia in tempi di grandi divisioni e di scontri nel mondo, che queste due comunità sono comunità sorelle oggi e soprattutto domani. Grazie a tutti.